Da una parte la richiesta di referendum presentata da 7 consiglieri comunali d'opposizione, dall'altra la protesta di commercianti e residenti. Le due facce della stessa medaglia, senza volerlo, si sono date appuntamento nella sala consiliare del comune di Cerignola, affollata da almeno 400 persone, ma la stima è per difetto, contrarie al progetto, oggi in fase sperimentale, della zona traffico limitato. Ripescata dall'amministrazione comunale Metta, è diventata operativa dall'inizio di questo mese. Quasi tutto il corso principale, un chilometro e mezzo, ha ricordato il consigliere comunale del Partito Democratico Tommaso Sgarro, che al momento resta chiuso alle auto dalle 20 alle 3 di notte. Un coprifuoco per nulla digerito da commercianti e residenti, oltre che criticato dalle forze d'opposizione. Se i primi, i negozianti, hanno presentato una proposta su 5 punti all'amministrazione comunale perché riveda quel provvedimento, riducendo l'orario di chiusura dalle 21:15 all'1 e il periodo di applicazione da aprile a settembre, le opposizioni puntano sul referendum cittadino. Servono 2.500 firme per poterlo richiedere e, a giudizio di Sgarro, già quel traguardo sarebbe un segnale che l'amministrazione comunale dovrebbe cogliere. Ma noi speriamo che già la raccolta firme sia uno strumento di pressione nei confronti dell'amministrazione per sospendere questa sperimentazione, per metterci a ragionare seriamente sulla necessità e su questa ZTL. Ovviamente se ci sarà sordità dall'altra parte andremo avanti e arriveremo fino alla fine al referendum. C'è sostanzialmente l'idea che questa ZTL non può essere 365 giorni all'anno sempre così, di stagionalizzarla, di mettere degli orari più flessibili che vadano incontro alle esigenze degli esercenti del corso. Proposte di buonsenso, io credo, anche sulla rimodulazione della viabilità cittadina, che così come reimpostata in base alla ZTL proprio non va.